Spinti dalla curiosità, abbiamo chiesto a questo signore perché raccoglieva il pesce di scarto, marcio. Ci aspettavamo una risposta seccata. E invece... Deve essere marcio. Vede, io sono un pescatore sportivo con la canna al mare e sto preparando la pastura, quello che i genovesi chiamano brumeggio. Serve per attirare i pesci sul luogo di pesca. Si fa un miscuglio con del vecchio pane ammollato. Ci perdoni l'ignoranza, anche questo serve per brumeggio? No, questo è l'impasto, cioè l'esca. Molto più complicato, un'alchimia, direi... Un'arte, per così dire. Beh, sì, un'arte un po' puzzolente. Certo, è un gioco di pazienza. Si pasta la molica a lungo, un po' di latte, una manciata di formaggio pecorino molto forte, yogurt, acciughe fresche, teste di aringhe, baccalà, cose del genere. Tutto ben tritato. Un po' di gorgonzola molto verde, un po' d'aglio. Olio di fegato di merluzzo per aumentare l'odore. E si lavora il tutto fino a ottenere una pasta morbida e profumata. Un puzzo insopportabile, ma ottima esca. Se abbiamo ben capito, questo è il famoso brumeggio puzzolente che lei adopera per attirare i pesci. Esatto. Beh, ci sono diversi modi di brumeggiare, dipende dalla pesca che si vuol fare. E con quest'esca oggi io pesco le occhiate. Montatura leggera, nylon dello 018, piombino unico che divide due corti braccioli. Amo del 10 forgiato da mare. Credevamo che la pesca al mare fosse più facile di quella d'acqua dolce, invece... Beh, in mare c'è qualche possibilità in più, ma anche qui, come in acqua dolce, ci vuole molto spirito di osservazione, tecnica, astuzia, riflessi pronti. Essere più furbi dei pesci, insomma. Beh, diciamo che bisogna imparare, come si dice, a ragionare come il pesce e arrivare una frazione di secondo prima di lui. Ma qui si pescano solo occhiate? No, saraghi, boghe... e qualche spigola innescando con la sardina fresca, ma soprattutto occhiate. L'habitat è ideale. Fondale basso e roccioso, acqua limpida e ossigenata. Capire come la pesca con la canna al mare richieda una buona dose di abilità, basti parlare del cefalo. Il cefalo è astuto, diffidente, sospettosissimo. Annusa l'esca, l'assaggia, la disputa al minimo sospetto. Allora i toscani hanno inventato un sistema che pare funzioni molto bene, la bandierina. Piombo scorrevole di 10 grammi, nylon del 35, la solita pasta di mollica, ancoretta del 10. La montatura è fissata a un aggeggio chiamato appunto bandierina, sensibilissima, che ha la proprietà di segnalare anche il più lieve degli abbocchi. Questa è ancora una pesca, diciamo, semi-tradizionale. In un periodo come il nostro, che la tecnica moderna ha praticamente rivoluzionato tutto, sono stati creati degli attrezzi meravigliosi. E talmente perfezionati che si potrebbe dire che pescano quasi da soli. Il nylon è forse una delle più grandi trovate per la pesca sportiva. Sottilissimo e resistente, è praticamente invisibile in acqua. Sughero e ritrovati plastici permettono di confezionare una gamma infinita di galleggianti. Per tutte le grammature, per ogni esigenza di pesca, ma direi quasi per ogni esigenza psicologica.
Gli ami, da quelli microscopici da gara a quelli giganti, sono perfetti e addirittura micidiali, in leghe di acciaio appositamente studiate. Insomma, anche i principianti hanno la possibilità di passare un'ora piacevole senza troppe delusioni. Certo che un attrezzo perfetto aiuta moltissimo, anche se non è tutto, logicamente. E come dicevamo, c'è sempre la specializzazione. La salpa, per esempio, è un altro pesce difficile. Si nutre di plancton, di alghe, e bisogna quindi offrirgli il suo cibo preferito. Che può essere anche sostituito da un pezzetto di foglie di cavolo. Lo gradisce quasi come l'alga. Per la murena, invece, la tigre del mare, il cibo ideale è il polpo o il gamberone. Si insidia con una canna robusta di bambù, nylon del 40, ancoretta del 10 o amo forgiato del 5. Habitat di scoglio. Il suo recupero è sempre un po' faticoso perché tende ad ancorarsi al fondo con la coda, come le anguille. Bisogna stancarla, sfinirla. Che funzionano egregiamente in mare per quasi tutte le specie di pesce costiero sono senza dubbio i gamberetti grigi d'acqua dolce. E il lombrico di sabbia o tremolina. Esche ottime, specialmente per sciarani, tordi, saraghi, boghe, pagro o fraulino, spigole, cefali e mormore, sia in fondo scolioso che sabbioso. Stupendo passatempo, insomma. Sano, soprattutto, distensivo. Se volete un passatempo eccezionalmente affascinante, vi consiglio di uscire di notte in mare con la lampara. Una manciata di gamberoni per esca, e anche se non avete mai preso una canna in mano, vi sarà ugualmente facile tirar su un pesce dopo l'altro. Soprattutto boghe, sugherelli, aguglie. Ma attenzione, perché a volte capita di dover lottare anche con bestioni che non scherzano mica. Come questa manta, per esempio. Per la pesca a traina ad alto mare si ottengono ottimi risultati con le esche artificiali. Lucchiaini rotanti, ondulanti, di svariate foglie e dimensioni, sono frutto di studi approfonditi e lunghe esperienze di industrie specializzate e sapienti artigiani. Altrettanto abile è la plastica che mette in commercio le patacche, o meglio le imitazioni perfette del vero. Ma il pesce non si accorge del trucco? Sì, la plastica ha il suo limite. Nulla uguale all'esca viva, vera, che ha un suo odore, una sua vitalità. Scusi, e i prezzi di questa rarità? Beh, non scherzano. Per esempio, una canna speciale in fibra di vetro, da 28 libre, costa 38-40 mila lire. Mulinello a tamburo rotante, un gioiello della meccanica di precisione. Il tipo 6-0 costa sulle 40 mila lire.
300.000-400.000 lire per un'attrezzatura media. Salute! Vedi, questa è una pesca per gente, diciamo, più abbiente, che ha qualche lira da spendere, insomma. Una pesca più sofisticata, diciamolo pure, più snob. Poi ci metta la barca. Questa 12 metri, per esempio, costa 8 milioni. Per la verità, con 8 milioni di pesce ci mangiamo tutta la vita. Beh, però non serve solo per la pesca. Addirittura la radiotrasmittente. Beh, si parlano da barca a barca, informazioni sulla pesca, si divertono. Questa è la traina media. Di solito si pescano tonetti, lecce, palamiti, sgombri, sugherelli. Il primo pesce di oggi è una stella, non molto incoraggiante come inizio, ma appunto si è solo all'inizio e bisogna sperare. La pesca sportiva per eccellenza è il surf casting, o pesca al lancio pesante da riva. È di origine inglese e da noi la si pratica da poco, anche se ha ormai una notevole diffusione. Si fa con mare molto mosso di scirocco o libeccio. Smuovendo la sabbia del fondo, le onde liberano una grande quantità di conchiglie, granchi, molluschi in genere, e il grosso pesce si avvicina a riva per mangiare. Per preparare la montatura ci sono vari sistemi. Il nostro è molto semplice. Nylon del 50, piombo piatto di 200-300 grammi a seconda della forza del mare, finale del 40 e canolicchio fresco come esca. Il tutto viene lanciato al di là dei frangenti a 70, 80 e anche 100 metri. È una pesca meravigliosa, ma di grande pazienza. Non si sa mai se e quando arrivi la boccata, si rischia di passare il giorno e la notte in attesa, ma anche questo ha il suo fascino. Un po' di fuoco, un bicchiere di vino, le stelle, il rumore del mare. Quando arriva la bocca è sempre un attimo emozionante. Si può essere certi al 90% che la preda ci ripagherà della lunga attesa. Thank you.
pesata di 2,5 kg. Un magnifico esemplare di una specie molto pregiata. Questo è il surf casting. Lancio pesante da riva. Forse la più severa, sportiva, affascinante pesca con la canna al mare. Leghe di acciaio appositamente studiate. Insomma, anche i principianti hanno la possibilità di passare un'ora piacevole senza troppe delusioni. Certo che un attrezzo perfetto aiuta moltissimo, anche se non è tutto, logicamente. E come dicevamo, c'è sempre la specializzazione. La saipa, per esempio, è un altro pesce difficile. Si nutre di plancton, di alghe. Bisogna quindi offrirgli il suo cibo preferito. Che può essere anche sostituito da un pezzetto di foglie di cavolo. Lo gradisce quasi come l'alga. Per la murena invece, la tigre del mare, il cibo ideale è il polpo o il gamberone. Si insidia con una canna robusta di bambù, nylon del 40, ancoretta del 10 o amo forgiato del 5. Habitat di scoglio. Il suo recupero è sempre un po' faticoso perché tende ad ancorarsi al fondo con la coda come le anguille. Bisogna stancarla, sfinirla. Che funzionano egregiamente in mare per quasi tutte le specie di pesce costiero sono senza dubbio i gamberetti grigi d'acqua dolce. E il lombrico di sabbia o tremolina. Pesche ottime, specialmente per sciarani, tordi, saraghi, boghe, pagro o fraolino, spigole, cefali e mormore, sia in fondo scolioso che sabbioso. Stupendo passatempo, insomma. Sano, soprattutto, distensivo. Vetro, da 28 libre, costa 38-40 mila lire. Mulinello a tamburo rotante, un gioiello della meccanica di precisione. Il tipo 6-0 costa sulle 40 mila lire. 300-400 mila lire per un'attrezzatura media. Salute! Vedi, questa è una pesca per gente, diciamo, più abbiente, che ha qualche lira da spendere, insomma. Una pesca più sofisticata, diciamolo pure, più snob. Poi ci metta la barca. Questa 12 metri, per esempio, costa 8 milioni. Per la verità, con 8 milioni di pesce ci mangiamo tutta la vita. Beh, però non serve solo per la pesca.
Addirittura la radiotrasmittente. Beh, si parlano da barca a barca, informazioni sulla pesca, si divertono. Questa è la traina media. Di solito si pescano tonetti, lecce, palamiti, sgombri, sugherelli. Il primo pesce di oggi è una stella, non molto incoraggiante come inizio, ma appunto si è solo all'inizio e bisogna sperare. Ma la pesca sportiva per eccellenza è il surf casting, o pesca al lancio pesante da riva. È di origine inglese e da noi la si pratica da poco, anche se ha ormai una notevole diffusione. Si fa con mare molto mosso di scirocco o libeccio, smuovendo la sabbia... Vita con 8 milioni di pesce e ci mangiamo tutta la vita. Beh, però non serve solo per la pesca. Addirittura la radiotrasmittente. Beh, si parlano da barca a barca, informazioni sulla pesca, si divertono. Questa è la traina media. Di solito si pescano tonetti, lecce, palamiti, sgombri, sugherelli. Il primo pesce di oggi è una stella, non molto incoraggiante come inizio, ma appunto si è solo all'inizio e bisogna sperare. Ma la pesca sportiva per eccellenza è il surf casting, o pesca al lancio pesante da riva. È di origine inglese e da noi la si pratica da poco, anche se ha ormai una notevole diffusione. Si fa con mare molto mosso di scirocco o libeccio. Smuovendo la sabbia del fondo, le onde liberano una grande quantità di conchiglie, granchi, molluschi in genere, e il grosso pesce si avvicina a riva per mangiare. Per preparare la montatura ci sono vari sistemi. Il nostro è molto semplice. Nylon da 50, piombo piatto di 200-300 grammi a seconda della forza del mare, finale del 40 e canolicchio fresco come esca. Il tutto viene lanciato al di là dei frangenti a 70, 80 e anche 100 metri. Se abbiamo ben capito, questo è il famoso brumeggio puzzolente che lei adopera per attirare i pesci. Esatto. Beh, ci sono diversi modi di brumeggiare, dipende dalla pesca che si vuol fare. E con quest'esca oggi io pesco le occhiate. Montatura leggera, nylon dello 018, piombino unico che divide due corti braccioli, amo del 10 forgiato da mare. Credevamo che la pesca al mare fosse più facile di quella d'acqua dolce, invece... Beh, in mare c'è qualche possibilità in più.
Ma anche qui, come in acqua dolce, ci vuole molto spirito di osservazione, tecnica, astuzia, riflessi pronti. Essere più furbi dei pesci, insomma. Diciamo che bisogna imparare, come si dice, a ragionare come il pesce e arrivare una frazione di secondo prima di lui. Ma qui si pescano solo occhiate? No, saraghi, boghe e qualche spigola innescando con la sardina fresca, ma soprattutto occhiate. L'habitat è ideale. Fondale basso e roccioso, acqua limpida e ossigenata. Per capire come la pesca con la canna al mare richieda una buona dose di abilità, basti parlare del cefalo. Il cefalo è astuto, diffidente, sospettosissimo. Annusa l'esca, l'assaggia, la disputa al minimo sospetto. Allora i toscani hanno inventato un sistema che pare funzioni molto bene, la bandierina. Piombo scorrevole di 10 grammi, nylon del 35, la solita pasta di mollica, ancoretta del 10. La montatura è fissata a un aggeggio chiamato appunto bandierina, sensibilissima, che ha la proprietà di segnalare anche il più lieve degli abbocchi. Questa è ancora una pesca, diciamo, semi-tradizionale. In un periodo come il nostro, che la tecnica moderna ha praticamente rivoluzionato tutto, sono stati creati degli attrezzi meravigliosi. E talmente perfezionati che si potrebbe dire che pescano quasi da soli. Il nylon è forse una delle più grandi trovate per la pesca sportiva. Sottilissimo e resistente, è praticamente invisibile in acqua.